Bene, spero che questa volta la linea vada meglio e quindi il tema è smetti di tormentarti per amore e conquista chi desideri. Il concetto di fondo è che noi ci tormentiamo per amore quando non siamo in grado di conquistare chi desideriamo, non siamo in grado di soddisfare le nostre aspettative. E la sofferenza per amore è una sofferenza che si manifesta dentro di noi, cioè non è qualcuno di esterno che ti genera sofferenza. La sofferenza la sperimenti tu, non c'è altra possibilità. E quindi è una sofferenza autogena, se vogliamo, che sta dentro di noi fondamentalmente. E la sofferenza, come ho detto, si genera quando c'è una distonia. Una distonia è una differenza che può essere sia sull'essere che sull'avere, tra ciò che sono e tra ciò che vorrei essere, o tra ciò che ho e tra ciò che vorrei avere. Normalmente la distonia, le distonie si manifestano anche su entrambe le situazioni. Ad esempio, mi sento sfigato e quindi non riesco ad avere le donne che vorrei. Mi sento povero e quindi non riesco a comprarmi la macchina che vorrei. Quindi questa è sempre la differenza. E quindi essere per avere o anche avere per essere. Avere per essere ho la macchina scassata e quindi non riesco a essere seduttivo con le donne, per fare un esempio. E per smettere di tormentarsi per amore, quindi possiamo agire sul chiudere questo canale distonico e questo ci consente anche poi di conquistare le persone che desideriamo. Adesso vediamo come. Chiudere il canale distonico vuol dire far combaciare per quanto possibile l'immagine reale con l'immagine ideale. L'immagine ideale è ciò che io vorrei, l'immagine reale è ciò che ho. Nel momento in cui queste due immagini si unificano, diventano la stessa cosa, allora smetto di soffrire. Smetto di soffrire per il semplice fatto che non c'è più distonia. Smetti di soffrire la parte logica, la parte emotiva invece potrebbe essere accolto di tensione. Quindi ogni volta che faccio un lavoro sulla chiusura distonica devo comunque approvvigionarmi emozioni. E l'approvvigionamento di emozioni posso farlo, ad esempio attraverso lo stile di vita. Ad esempio, il modo migliore è quello di, diciamo, sfruttare il naturale egocentrismo che hanno gli esseri umani, cioè proprio la capacità di sedurre, ecco, che può essere una fonte emotiva, di approvvigionamento emotivo positivo e molto interessante, cioè mi nutro anziché del fallimento, della capacità di sedurre, della capacità di conquistare. È ovvio che non deve essere poi un qualcosa che devo rinnovare all'interno, ad esempio, della stessa persona, conquistare ogni giorno e ottenere sempre un coinvolgimento più profondo dalla persona che mi interessa, perché altrimenti rientriamo nelle casistiche dei, potremmo dire, seduttori seriali, quelli che è anche un po' la tipologia narcisista, che poi non riescono a dare, perché poi quando si instaura una relazione è sempre importante poter anche dare, in modo tale che ci sia uno scambio energetico. Se noi ci precludiamo il canale in uscita, quindi dare amore, è perché abbiamo dei grossi meccanismi di difesa che possono addirittura spingere le persone a essere narcisiste, quindi incapaci di dare. E questo cosa comporta? Comporta il fatto che non soffriremo più perché non ci coinvolgeremo più, ma neanche ci vivremo il pathos dell'innamoramento. È un po' come dire: mi tappo le orecchie e non sento la musica. Certo che Ulisse, se si fosse tappato le orecchie, non avrebbe sentito il canto delle sirene e quindi comunque non sarebbe finito sugli scogli, ma non si sarebbe vissuto il pathos dell'innamoramento. Se invece Ulisse non si fosse fatto legare, avrebbe ascoltato il canto delle sirene, ma quindi vissuto il pathos dell'innamoramento, ma sarebbe finito sugli scogli. Quindi bisogna scegliere una via di mezzo, quella che dà maggiori possibilità a entrambi. Entrambe le situazioni, quindi viverci le tensioni emozionali, ma cercare di viversele in modo positivo, in modo tale da evitare di finire sugli scogli. E è quello che dobbiamo imparare a fare. E come possiamo poi conquistare la persona che desideriamo? Qual è la strategia migliore per riuscire a conquistare chi ti interessa? Beh, intanto la cosa fondamentale, come ho detto prima, e saluto tutte le persone connesse, la cosa fondamentale che ho detto prima è quella di riuscire a chiudere un po' il canale distonico, perché se non chiudi i canali distonici, ti aggancerai proprio sull'amplificazione della distonia. Quindi, più sfigato ti senti, più la distonia è forte, più
ti aggancerai a persone che ti faranno sentire sfigato o sfigata. Più temi di essere rifiutato, più ti aggancerai su persone che ti faranno rifiutare, che ti rifiuteranno. Una volta che hai chiuso il canale distonico nei metodi che ho detto, devi passare alla conquista. E come si fa a conquistare la persona che ti interessa? Bene, devi imparare a fare un po' quello che fa il bravo contadino. Il bravo contadino, cosa fa? Non è che semina a caso, non è che oggi che non sapeva che fare, esce e va a seminare. Assolutamente no. Il bravo contadino aspetta la stagione giusta prima di seminare. E questo è quello che tu devi fare. Qual è la stagione giusta? È quella in cui tu ti sei liberato dei tuoi turbamenti, perché fin tanto che sarai pilotato da quelli che sono i tuoi turbamenti, non sarà mai la stagione giusta per te. Non riuscirai mai a conquistare la persona che ti interessa. Uso il termine mai che non mi piace, però per dire è molto probabile che non riuscirai a conquistare la persona che ti interessa. Quindi devi prima lavorare su te stesso affinché sia la stagione giusta. È ovvio che poi non è sufficiente che la stagione è giusta, perché il contadino coglie il segno dei tempi, capisce quando è la stagione giusta e allora esce per seminare, ma la semina, che vuol dire l'operazione di conquista, non è la prima operazione che fa il contadino. Prima di seminare, ara il terreno, lo zappa, lo concima, porta alla luce le zolle fertili, porta alla luce la terra grassa. E dal punto di vista della seduzione, della conquista, vuol dire prima di seminare, prima di interagire, di mettere in atto delle strategie di conquista, devo far emergere le zolle fertili, e in questo caso le zolle fertili sono l'emotività dell'altra persona, quindi devo produrli emozioni di qualunque natura, di qualunque tipo, ma devo produrre emozioni. Perché se non produco emozioni, è come se seminassi in un terreno, non arato, quindi un terreno duro, impermeabile, e oltre ad a seminare in questa cosa qua, né concimo né innaffio, e il seme sarà molto difficile che possa nascere. Quindi il seme della seduzione, il seme della conquista non attecchirà se non ho prima prodotto emozioni. Produrre emozioni, sì, o sfruttare le emozioni compresse già naturalmente presenti dentro l'altra persona. Questa poi è la cosa fondamentale, sfruttare le emozioni compresse già presenti nell'altra persona, perché a quel punto lì non devo creare nulla di nuovo. È sempre difficile creare qualcosa di nuovo, insomma, devo diventare veramente, come dire, ci sono quelli che generano emozioni, uomini o donne, attraverso un romanticismo, attraverso atti eclatanti, attraverso forti interruzioni di schema, per cui interrompi gli schemi, l'altra persona non capisce più bene, tende a innamorarsi, tende a coinvolgersi perché fai degli atti veramente forti. Che ne so, quello che una volta c'era la serenata, quello che passa con l'aereo e butta i petali di fiori, non lo so, per fare un esempio. Atti così forti, certo che riescono a produrre emotività, ma sono veramente forti al positivo. È molto meglio sfruttare le emozioni già compresse. E queste emozioni già compresse, si annidano, diciamo così, in diversi turbamenti che può vivere una persona, che poi più o meno sono quelli che ho già citato, sono i sensi di colpa, la disistima, anche il desiderio di vivere un sogno. Ecco, quello del sogno è un po' l'anello di congiunzione, diciamo, tra le emozioni positive e le emozioni negative, cioè ognuno di noi ha dentro a livello emotivo un suo sogno, cioè ha una sua idea di qual è l'uomo giusto, di qual è la donna giusta, di qual è la situazione sentimentale che vuole andare a vivere, che vuole andare a sperimentare. E se io riesco a incarnare questo sogno, che non vuol dire che glielo esaudisco, perché nel momento in cui esaudisco un sogno, il sogno non c'è più e quindi c'è bisogno di un altro sogno. È semplicemente la capacità di cogliere qual è il sogno dell'altra persona e farmi vedere come un possibile rogatore di quel sogno, ma senza farglielo realizzare. Insomma, come dire, come al bambino piccolo che gli piacciono tanti pasticcini, non posso fargli fare una scorpacciata di pasticcini,
perché se gli faccio fare una scorpaccia di pasticcini, certo che gli piacevano, poi dopo la pancia piena e il pasticcino me lo rifiuta. Devo fargli dare una leccata ed è soltanto una metafora, diciamo così, e niente di più, che non c'è, non è un doppio senso, intendevo questo. Devo fargli dare una leccata al pasticcino e nel momento in cui lui lecca il pasticcino gli viene ancora più fame. E a quel punto lì inizierò a creare non creo un amore, una sorta di illusione d'amore, per cui diventerò un po' come lo spacciatore di pasticcini per il bambino in questo caso. E susciterò una naturale connessione con la parte emotiva. Questa naturale connessione con la sua parte emotiva farà sì che la sua parte emotiva, per un fenomeno che si chiama dissonanza cognitiva, che qualcuno vuole andare a vedere, comunque già dalla psicologia tradizionale esiste dissonanza cognitiva, e vuol dire che lui troverà una giustificazione a un'emozione che prova, perché la nostra parte logica è la parte perdente, è tutt'al più, può mettere il bastone tra le ruote, può rompere le palle, ma spesso ha semplicemente la funzione di trovare una spiegazione logica a qualcosa che logico non è. E cioè trovare una spiegazione logica al fatto che, ad esempio, sei innamorato di una persona che lo sta facendo soffrire, e allora la parte cognitiva troverà una spiegazione logica: mi sta facendo soffrire perché anche lui ha sofferto, e quindi bla bla bla, è giusto che io. E questo sono solo delle puppe, delle pippe, diciamo così, mentali che si fa la parte cognitiva perché vuole coerenza e quindi deve sempre trovare una giustificazione, per cui la parte cognitiva va a, come dire, a giustificare qualcosa che è ingiustificabile in modo razionale, cioè trova tutte le gabole, un po' come l'avvocato Azzecca Garbugli, trova tutte del Manzoni, del manzoniana memoria, un po' come l'avvocato Azzecca Garbugli che va a trovarsi la giusta autoconvinzione di quello che sta facendo, cioè tutti gli altri si rendono conto che sei un coglione, che sei una cogliona a fare queste cose, ma tu no. Tu pensi che tutto ciò che è fatto per amore, ad esempio, vada bene. Te l'aveva detto tuo padre, cara figlia, che quello è un fallito, che è un tossico, che è l'uomo sbagliato per te, che ti manderà pure a battere dopo un po', che ti fregherà tutti i soldi e ti manderà in mezzo a una strada, ma tu, figlia, dici, proprio magari per reagire, perché hai della rabbia compressa magari verso tuo padre, questo è un altro corollario che si potrebbe poi esplorare, dici, ma io lo amo, e in nome dell'amore giustifichi le peggiori nefandezze nei tuoi confronti. E ci sono persone che, quando sono innamorate, la loro parte emotiva sarebbe disposta a farsi calpestare la dignità piuttosto che perdere l'oggetto di desiderio. Sono tante le persone che entrano in questa condizione: piuttosto perdo la mia dignità, ma voglio il mio oggetto di desiderio. E allora sono tutti gli infiniti casi di zerbinaggio in cui le persone iniziano a fare di tutto. E mentre fanno queste cose si considerano addirittura normali, cioè tutti gli altri si rendono conto. Questo vale anche in tutti i tipi di relazioni. A quest'ora non dormo, senza tua voce non dormo più, ma è presto, sono le 9:30, cara Maria Paola Gatto. Io spero di portarti a dormire un'ora un po' più tarda, insomma. E cosa significa questo? Significa che non riusciamo, se non riusciamo a governare i meccanismi emotivi, per amore giustifichiamo di tutto, insomma, giustifichiamo di tutto, e la parte logica giustifica, va pure conto appunto quello che tutti gli altri ti dicono, anche persone care che ti vogliono bene, anzi, le persone care che ti vogliono bene vengono viste come degli antagonisti, il padre, che ne so, come per i famosi Romeo e Giulietta, i genitori che si opponevano per questioni di qualche cosa, non ricordo esattamente perché c'erano liti tra le famiglie, loro si opponevano, ma no, per l'amore vince su tutto, vince anche sulla morte. Posso anche farmi ammazzare, ma devo avere il mio oggetto di desiderio. Quindi, e questo quando diventa molto forte, siamo disposti a fare per ottenere questo oggetto di desiderio
delle cose che proprio non riusciamo a fare, che non faremo mai. Ma non soltanto nelle relazioni sentimentali affettive, pensate ai martiri che vanno col sorriso al martirio, ad esempio, o i kamikaze che vanno col sorriso e la borsa d'esplosivo e si fanno saltare in aria. E questo è, uno dice, è un pazzo, però, come dire, è semplicemente innamorato di un'idea, di qualche cosa. E questo stravolge completamente la realtà. Il tormento per amore fa fare delle cose sbagliate. Ora, senza arrivare a questi eccessi, però, semplicemente stare a inseguire una persona che ti rifiuta, e più ti rifiuta, più la insegui, e questo è un qualcosa che fanno molte persone. La strada giusta sarebbe quella di essere sicuri di se stesso, e uno che, o una che, diciamo, non ti rivuole, ti tradisce, oppure non ti dà quello che tu vorresti. Cioè, ci sono donne che sognano la storia d'amore e poi si accontentano di una storia di letto, scambiandola per amore. E queste ne ho sentite tantissimo io. E io dico, ma cosa fa? Beh, ne ho sentite addirittura allucinanti di proprio relazioni, diciamo, in cui si faceva sesso nel parcheggio del cimitero, per dire, e questa pensava che lui fosse innamorato, addirittura, cioè. Perché la vedeva una volta ogni tanto lì di nascosto, lì proprio in un posto, come dire, nella discarica, insomma. Eppure tende a giustificare, quando sei innamorata accetti tutto, sia gli uomini che le donne, accettano poi, e più accetti, più ti innamori, più ti coinvolgi. E il tormento per amore, invece la cosa logica, non si dovrebbe soffrire neanche un secondo per amore. Se una persona non fa quello che tu vuoi, dovresti dirgli tranquillamente, con serenamente: togliti, vaffanculo, me ne trovo un'altra, me ne trovo un altro. Questa, anzi, anche senza il vaffanculo, arrivederci, grazie, vuoi andare per la tua strada, non ti preoccupare, che siamo in 7 miliardi e 400 milioni, qualcuno o qualcuna meglio di te sul pianeta ci sarà sempre. Sicuramente, per cui, come dire, me ne vado a trovare un'altra, e tu fatti la tua strada, fatti la tua vita, e non stare a smarronarmi i testicoli, come si dice ad Oxford. E invece no, le persone iniziano: mi ha lasciato, mi ha lasciata, non mi vuole, preferisce quell'altra, preferisce quell'altra, insomma, si tormentano in una maniera indegna, diciamo così, come se quella persona lì fosse l'unica in grado di darti chissà che cosa. Invece non ti potrà dare niente, perché nessuno ti può dare niente. Questa è la verità. Nessuna ti potrà dare niente se non te stesso, se non andare alla ricerca di ciò che è dentro di te, trovare quelle, diciamo, situazioni che ti permettono di stare bene, di vivere bene, senza perdere tempo, perché poi il tempo è il bene più prezioso. Ogni ora che tu hai perso per pensare a che farà quello, che farà quell'altra, è un'ora della tua vita che hai buttato nel cesso, fondamentalmente. Un giorno della tua vita, 2 giorni, 3 giorni, sono persone che buttano via anni. E quindi invece il piacere di sedurre, io di te me ne fotto. Non mi vuoi, me ne fotto, mi diverto eventualmente a provare a somministrarti delle tensioni, quelle a cui non potrai fare a meno per coinvolgerti, e nel frattempo vado con altre e vado con altri. Non ci sei tu, ce n'è un altro, ce n'è un'altra, non c'è problema. C'è sempre spazio, come dire, morto un papa, se ne è fatto sempre un altro, anzi. Addirittura si fa un nuovo papa prima che sia morto il papa vecchio. Questo è quello che è successo, cioè, nel senso che abbiamo il nuovo Papa è stato eletto col vecchio Papa in vita, e quindi nessuno ti impedisce di trovarti una nuova relazione quando la vecchia relazione è ancora in vita, ma ti sta facendo girare i cosiddetti, diciamo, o le cosiddette. E quindi questo è quanto. Invece normalmente non succede questo, normalmente quando una persona è coinvolta si accanisce. È come, però,
c'è un proverbio russo che dice che, adesso non ricordo esattamente in russo, Durakov uchits, kak myortov lechits. Se c'è qualche russo qua o russa che ascolta, la traduzione è più facile. È più facile guarire un morto che curare uno stupido. E questo è, ma stupido detto in senso buono, perché non è che una persona. Diciamo, è stupida se si tormenta per amore, se resta legata a quel tormento. Semplicemente ignora, diciamo così, ignorante, ignora come deve fare per liberarsi da questi fardelli, per venire fuori da queste situazioni. E venire fuori da queste situazioni significa avere la forza di comunque essere in grado di autoprovvigionarsi e autosomministrarsi emozioni, autoprovvigionarsi e autosomministrarsi tensioni emozionali. Non è che per somministrare tensioni emozionali devi andare a fare una rapina in banca, però puoi somministrarti tensioni emozionali, ad esempio facendo scelte, un po' dell'imbarazzo, anche proprio nella seduzione, andando, che ne so, ad agganciare. Ogni tanto dici non sai che fare. Vuoi autosomministrarti una tensione perché la relazione, diciamo, non funziona tanto? Bene, vai in un gruppo, vai, entri dentro, inizi, non importa se fai figure di merda, tanto quelle sono sempre tensioni emozionali, e vai a, che ne so, a provarci con quella lì che vedi al tavolo, seduta al bar o da qualche parte, al brucio così, d'amblè, proprio con l'adrenalina che va, oppure in un gruppo. Insomma, fai delle cose che ti autogratificano l'emozione. Sono un po' autopenalizzanti, però intanto sono anche un valido allenamento per autosomministrare tensione. Cioè, devi sempre trovare nuove fonti di erogazione emotiva, perché se non trovi nuove sorgenti, è come se tu avessi comprato solo le azioni dell'azienda Pinco Pallo e poi questa azienda fallisce e tu resti a piedi. Se invece ne hai comprate due o tre, e quindi devi sempre imparare a gestire la tua emotività, quindi, e devi fare come il bravo contadino, dicevo, il bravo contadino prima aspetta il segno dei tempi, poi ara il terreno, lo zappa, tira alla luce la terra grassa, le zolle fertili. Ciò significa che sto bravo contadino per conquistare fa uscire fuori la parte emotiva, somministra delle emozioni. E una volta che è somministrato delle emozioni e quindi ottiene un riscontro positivo dall'altra persona che emette, diciamo, ad esempio dei segnali di gradimento emotivo che ti dicono che stai dando nutrimento, a quel punto lì semino. E semino cosa? La suggestione, il seme della seduzione. Semino me stesso, fondamentalmente me stessa. E una volta che ho seminato, però devo non avere più fretta, devo saper aspettare. E qua cascano, ho visto parecchi cadaveri, diciamo, su questo fronte, parecchi soldati cadere su questo fronte, sul fronte dell'attesa. Perché uno fa tutte le cose giuste e poi però viene preso dalla fregola, dice non ce la faccio, chissà se mi vuole, inizia a messaggiare, inizia a fare e si rovina con le sue mani. Spesso ci roviniamo con le nostre mani. Un po' come se il contadino, una volta che ha seminato, non sicuro di aver concimato abbastanza, continua a versare concime, versare concime, versare concime, troppi fosfati, troppe sostanze chimiche, lo distrugge sto seme. Oppure innaffia, 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 lo fa marcire. Oppure è lì che non sa e va a dissotterrare sto seme per vedere se cresce. Un po' come quello nella seduzione. Ho fatto di tutto, ho combinato la cosa per andare a cena, mi ha detto di sì, e io però vengo preso dall'ansia, chissà se verrà, e inizio a mandare messaggi, mi raccomando, ricordati che la settimana prossima abbiamo un appuntamento per la cena, e poi inizio a mandare una caterva di messaggi, ogni tanto dico al telefono, mi raccomando, settimana prossima abbiamo questa cena, insomma, che avevo ottenuto tutto, non dovevo fare niente, dovevo semplicemente aspettare, anzi più aspettavo, più era possibile che questa mi si presentava alla cena vestita da combattimento, diciamo, pronta per il dopo cena, e invece no, vado avanti così e questa si sgancerà perché ho chiuso la tensione che avevo aperto prima. Quindi una volta che l'hai aperto il canale tensiogeno non devi più chiuderlo. Ecco, questo è un po' il sistema che dobbiamo imparare ad utilizzare per conquistare
e sedurre le persone che ci interessano. E prendi una pausa e salutaci, sweet girl. Prendo una pausa e ti saluto e ti auguro una buona serata. Auguro una buona serata a tutte le persone collegate, che invito, se ancora non l'avessero fatto, a iscriversi al canale, perché poi al raggiungimento dei 40.000 iscritti ci saranno 10 estrazioni di sessioni gratuite di coaching emozionale. Quindi iscrivete e fate iscrivere, come diceva Vota Antonio, adesso c'è, va di moda Vota Antonio, che non so chi è che dice questa cosa, è un ragazzetto mi sembra, però quindi iscriviti al canale. Per questo video è tutto, ciao!